You're not the one for me. Popolino Problem Ippica, buonasera e benvenuti all'ennesima trasmissione sul mondo del cavallo. È una trasmissione veramente importante, straordinaria, non solo per gli ospiti che abbiamo in studio, ma per i tanti eventi che andremo a toccare, passati e futuri, perché ci sono degli eventi passati che andremo a rivedere e a parlarne con gli ospiti in studio, ma poi il futuro sarà veramente roseo per la nostra ippica italiana, perché si prospetta un inizio di maggio, con il primo maggio con il Lotteria, ma poi anche le Capannelle con il Parioli, il Regina Elena, il Regione Campania il sabato 30 di aprile. Ma tutto questo lo vivremo con degli ospiti straordinari. È il mito del trotto italiano, è un personaggio straordinario, storico, un personaggio che viene da una grande famiglia di ippici. Parliamo di Giancarlo Baldi, è qui nei nostri studi No Problem Ippica. Buonasera Giancarlo e benvenuto. Ciao Giancarlo, tutto bene? Sì, tutto bene. In forma? Sì. Ah, grazie di essere qui con noi Giancarlo. Un po' emozionato, direi, o no? Sai, quando c'è la televisione un po'. Tu che hai vinto tutto nel mondo e che hai un figlio veramente eccezionale da sempre. Grazie di essere qui con noi, Giancarlo. È vero, Lorenzo, sono molto soddisfatto, una persona speciale. E ne parleremo durante la nostra trasmissione, ma io direi la tua famiglia, che è una famiglia speciale, è una famiglia altisonante come i Baldi. Ma andiamo a presentare anche l'altro ospite che abbiamo che è accanto. È un giovane, io lo chiamo sempre giovane perché lui è giovane d'animo, è un bravissimo allenatore del galoppo, ha un centro di allenamento vicino a Roma che tutti gli riconoscono per la grande adattabilità che ha il cavallo al centro del suo allevamento. E parlo di Massimiliano Narduzzi. Ciao Massimiliano, come stai? Bene, buonasera. Io ti devo fare un ringraziamento particolare perché tu ci hai promesso di venire, purtroppo hai avuto una colica grave per una cavalla e non sei potuto venire. La settimana dopo hai avuto Firenze e oggi però la promessa l'hai mantenuta, anche se non è andata tanto bene la corsa dell'Arno. Meglio, non vorrei parlarne proprio. Però hai mantenuto la promessa, la buona. Sì, purtroppo non una colica, una distocia di una cavalla che stava partorendo, quindi all'improvviso non ho potuto lasciare, era due giovedì fa se ricordo esatto. Sì, però sei qui con noi per parlare dell'ippica e dei buoni risultati che stai avendo con i tuoi cavalli. Dall'altra parte dello studio il nostro opinionista di spicco Luigi Migliaccio. Ciao Luigi. Ciao Rolando, benvenuti a tutti, buonasera e bentrovati. Giancarlo Baldi, averlo qui in studio a No Problem Ippica, ai nostri studi Unire, anzi un ringraziamento va a particolar modo al nostro direttore Luigi Colombo che l'ha voluto fortemente qui a Roma e anche a Pierluigi D'Angelo che lo avremo nel corso della trasmissione, anche lui qui in studio a Roma che ha organizzato poi una premiazione, Luigi, proprio in occasione dell'Otteria di Agnano. Beh, avere Giancarlo Baldi qui significa che in fondo Unire TV ha ancora degli amici, No Problem Ippica ha tanti amici e questi amici ci vengono a trovare dandoci grande piacere. E adesso gustiamoci il sommario. Il campionissimo francese Bald Eagle rientra vincendo facile la 57esima edizione del Prix de l'Atlantique in previsione trasferta di fine maggio a Solvalla per l'Elite Lop. Lorenzo Baldi, dopo la vittoria nel 1988 dell'Elwood Medium a Padova in salchi al grande Indro Park, sigla la 114esima edizione della classica per i tre anni con il figlio di Gruccione Jet, Virkan. Prima pattern 2017 a San Siro, l'Ambrosiano, gruppo 3, Emplane, FV, Voice in Love sul compagno di colori Circus Couture, Dario Vargiu in sella. Plus che Mavi, finalone del pupillo di Fazio nella Listed Race, il premio Certosa in sella Gian Pasquale Fois.
il Dioscuri McMahon da favorito nel Filiberto, ultima chiamata milanese per il derby del galoppo, sempre Dario Vargiu perfetto in sella. La 190esima corsa dell'Arno, la più antica d'Italia, vinta a sorpresa da Multicolor, spettacolo e tanto pubblico ha affollato l'ippodromo del Visarno. Lacrime di gioia per il proprietario Jacopo Bindi e il fantino Pierantonio Convertino. Fine settimana ippico ad alta definizione nella Conca di Agnano a Napoli. Domenica 30 il Regione Campania per i 4 anni e il 1 maggio 68esimo lotteria spettacolare con tante star in pista a cominciare dai francesi Timoko e un Mec de Ripré. Classiche anche alla Capannelle il 1 maggio, Parioli e Regina Elena, in pista il top jockey Lanfranco Dettori. Bene, avete sentito veramente tanti temi che andremo a trattare, tante le corse belle che rivivremo e poi presenteremo per il weekend. Ma prima alcune notizie del punto ippico da parte di Luigi Migliaccio. Beh, cominciamo dalle cattive notizie, che fa sempre meglio poi passare alle buone. La cattiva notizia è che non si hanno notizie di Unica e di Vampire Danny, e quindi questo non può che non rattristarci alla vigilia di una settimana, di un fine settimana lungo, come abbiamo detto. È veramente molto, molto bello da vedere, molto interessante da seguire, sarebbe stato ancora più interessante se non ci fossero stati questi eventi. Le notizie migliori? Beh, la notizia è che è stato ufficializzato il calendario di corse da qui a fine dicembre, come avvenne l'anno scorso. Gli ultimi sette mesi dell'anno, otto mesi dell'anno sono stati ufficializzati tutto insieme, questo quantomeno dà un'espressione di continuità anche all'attività, no? Consentendo anche a chi vuole magari di programmare un pochino meglio quelli che sono i propri cavalli. E qualche novità nelle dotazioni, una dotazione media di alcuni ippodromi che è salita a fronte di qualche ritocco, magari qualche giornata in meno da qualche parte, ma comunque si è cercato un po' di omogeneizzare e soprattutto di fare il meglio con le risorse che sono disponibili. L'altra cosa interessante da capire e da sapere è anche il fatto poi di tutta questa diciamo così, questo fervente attesa di decreti, di novità relativi alla famosa riforma che vengono ogni tanto annunciate e che però non si vedono. Ora ci farebbe piacere un pochino toccare con mano qualcosina, anche perché insomma è evidente che qualcosa dovrà pure accadere da qui alla fine dell'anno in una direzione o nell'altra. Non è detto che si debba avere per forza chissà che cosa, però quantomeno sapere un po' quello che sarà il futuro generale del settore, del comparto. In tutto ciò si erano annunciati passi avanti per la riforma delle scommesse che ancora stenta ad arrivare, ci dicono essere praticamente pronta, essere lì alla firma, e anche questa è un'altra notizia che ci piacerebbe un po' avere definita, no? Non avere nell'incertezza. Sta arrivando dicembre, nelle casse di alcuni ippici, quindi la macchina di pagamenti si è rimessa in moto, la speranza è che sia pure con un piccolo ritardo ci sia tutti i mesi un pagamento, un'entrata, perché questo consentirà a tutti di programmare anche i propri bilanci, sia pure magari riscuotendo un po' il ritardo, però già riscuotere puntualmente tutti i mesi sarebbe un piccolo passo avanti in attesa poi della normalizzazione. Insomma, questo è un po' il quadro generale alla vigilia di un primo maggio stellare del quale andremo a parlare nel proseguo della trasmissione. Linea alla regia. Grazie Luigi, come sempre perfetto. Io direi di partire dalla notizia importante, quella del calendario, è ormai confermato per il 2017 fino al 31 dicembre, così almeno i professionisti possono programmare le corse, ed è importante anche che il Montepremi sia confermato. Il dispiacere
diciamo, è quello di non vedere nel calendario, e quindi noi siamo solidali con i professionisti palermitani, siciliani, non vedere Palermo all'interno del calendario. Speriamo si risolva presto questa gravosa e brutta situazione che si è creata a Palermo, dove c'è grande, grande passione da parte dei professionisti e degli allevatori, ma anche dei proprietari che sono proprio in Sicilia. Detto questo, ecco, qui abbiamo in studio Giancarlo Baldi. Beh, signori, questo signore ha vinto più di 6.000 corse nel corso della sua carriera. È un signore che ha vinto in tutto il mondo, ha fatto gioire veramente tutto il mondo con le sue vittorie. Il vagone nero, Timothy T, come veniva chiamato, ha vinto due Elite Lop, ha vinto il Grand Prix de Paris a Vincennes. Veramente tutto hai potuto avere. Per quanto riguarda l'ippica e la tua grande professionalità, Giancarlo. Allora, innanzitutto, come stai? Perché abbiamo saputo, hai avuto un piccolo intervento, ma mi sembra sei giovanissimo, 84 anni e non dimostrati, 83 anzi, per la precisione. Stai bene? Sto bene, sì. Come va? Come va, Giancarlo? Va bene, purtroppo dovrebbe andare meglio, se fosse possibile, migliorare un po' la situazione del settore ippico, perché quelli che lavorano devono essere pagati e Quindi il quindi primo tema già tocchi i pagamenti regolari. è regolare, è indispensabile, e questo è il problema. Non si può trascurare una cosa così, perché blocchi un po' tutto, perché devi pagare la gente che ha le famiglie, quelli che vengono i veterinari, quelli che vengono a ferrare i cavalli, tutto, è tutta una conseguenza che non si fa altro che peggiorare. Poi voi avete un centro di allenamento come hanno tanti professionisti alla Pradona, no? Quindi Esatto. tanti dipendenti, Esatto. spese e quindi proprietari che tra parentesi stanno tornando. E proprietari anche loro, se, quando vincono i soldi bisogna pagare, se no fanno fatica anche loro a investire. Quindi è la base del rilancio. Ecco qui quelle immagini che ci ha inviato l'amico Matteo Muccichini di un servizio che ti ha fatto alla Pradona. Qui ti vediamo con i tuoi nipoti e in salchi a allevare, appunto, ad allenare i tuoi cavalli. Ecco, stavi dicendo quindi i pagamenti sono basilari per il rilancio del settore Ma è ippico. importantissimo, Dio buono. Non può il governo trascurare una cosa così. È stupido, è proprio una cosa stupida che non ha senso. Perché noi non abbiamo in questo momento crisi per quanto riguarda cavalli, ci sono professionisti bravi, ci sono proprietari, si stanno riavvicinando e quindi anche la Pradona, ho visto tuo figlio, poi lo vedremo, sta vincendo gran premi, ha di nuovo cavalli che vengono affidati a lui, al vostro team. La voglia c'è, la voglia di tener botta c'è. Ultimamente ha chiuso Mangelli, pensa a te, cioè, ha chiuso una roba così Mangelli, perché proprio non ci credono più. Giancarlo, tu hai vissuto quest'ippica Florida bella dove c'erano proprietari, giravi il mondo, hai vinto in America, ricordiamolo, hai importato tanti cavalli americani e poi hai lasciato a tuo figlio un po' il testimone e lo sta tenendo alla grande, Lorenzo. Oh, è migliorato moltissimo, è veramente diventato un uomo importante per noi. E sicuramente la Pradona può andare avanti solo se c'è lui. E poi ricordiamo anche tua figlia Laura che Laura. partecipa proprio alla Pradona e organizza, no? Fa parte anche lei del centro. Indubbiamente bisogna essere uniti in tanti particolari, perché sono i particolari che fanno migliorare tutte le cose. Allora lei si adopera perché la pista sia insabbiata, perché gli steccati Questa è vadino la tua bene. ultima vittoria che hai fatto a Bologna, vedi? Nel 2013, o hai vinto ancora dopo il 2013? Chi è? Come chi è? Ray Zamuro. Ma va? Luigi, che simpatia che ha Giancarlo Baldi. E pensa che io da E che Giancarlo Baldi, freschezza ancora. a Giancarlo Baldi devo purtroppo la mia prima delusione epica, perché ero ragazzo, quasi bambino, più che ragazzo, e si correva il Triossi a Roma e c'erano Timothy T e Toppanover.
E io le mie 200 lire le misi su Top Hanover e vinse Timotiti. E che delusione che fu, guarda. Restituisci le 200 lire, però Giancarlo non puoi perché adesso abbiamo l'euro. Non te l'ha ancora perdonata. Non te l'ha ancora perdonata, Giancarlo. Non l'ho mai perdonata perché era il mio idolo da bambino, Top Hanover. Ma io con Timotiti mi sono divertito tanto, ragazzi, che voi non avete un'idea. Quando correvo con Timotiti, siccome correvo sempre in mano, no? Allora c'era Pino Rossi con Sharif. Sharif di Jesu. Sì. E allora lui partiva, andava in testa, allora a Roma, che c'era il Turilli, no? Mi sembra. C'era il Turilli, è scappato via. A bocca alla retta di Ivo, quando l'ho tirato fuori, sembrava un fulmine. Poi quando gli facevo, dai, dai, via! Porca ma partiva di buon. Come on, let's go! Madonna santa di Max, guarda che spettacolo che abbiamo nella nostra. Lo seguivi tu che sei un puro sangue. Ha fatto gli ultimi 200 metri, ti dico io che. E Rossi con Sharif fa. Ma come? Ma non mi hai mica battuto! Come non ti ho battuto? Provo a guardarci bene. Ma vaffanculo! Ma se non c'eri! Non c'eri! Questa mi sono girato indietro, non c'eri! Questa, amici, è l'ippica italiana. La storia, ma le dice, famiglie dell'ippica italiana. È una magia! Ma dica no, dai! Dico. E poi volevo parlare anche Max Narzursi, perché vedi come ti coinvolge questi personaggi che noi abbiamo nella nostra ippica e che hanno le famiglie all'interno, no Max? Poi lui racconterà pure che è innamorato del galoppo. Me lo raccontava prima, che poi ha avuto anche una piccola esperienza, no? Quindi diceva che insomma è stata una bella esperienza. Madonna, ha provato a montare un cavallo. Lui era molto amico di Federico Tesio. Sì. O sbaglio, cioè, me l'hai detto tu, no? Andavi a San Siro a seguire le corse, volevi montare anche in sella. Beh, sì. Perché sei rimasto sempre piccolo così, no Giancarlo? No, non sei cresciuto, eri così già da piccolo. Forse sono cresciuto un po'. Un pochino ti sei alzato. Luigi, cosa dire a questi uomini che abbiamo nella nostra ippica, ancora storici, e che hanno le famiglie che continuano a vivere nel nostro mondo? Hai sentito il grido di messaggio che ha dato Giancarlo Baldi, la regolarità dei pagamenti? Tra parentesi, lui ha mandato anche una lettera al Papa nel 2013. Non si può non pagare. Me l'ha fatta leggere. No, bisogna. Ma non si può andare a dirlo che non si può non pagare. Sembrava timido, hai visto questo, Luigi? L'hai scatenato. È vero, no, ma è sacrosanto perché chiaramente è alla base di ogni. Di un'operazione, se tu non hai entrate non puoi investire, non fai girare i soldi ma è una stupidaggine mortale. E quindi questo. Ma io mi piacerebbe dirglielo proprio, ma. Lo stai dicendo perché ci seguono e sicuramente ascolteranno le tue parole. Dette è una in maniera stupidaggine sempre educata. Che un uomo non la può fare. Senti, guarda, Max Narduzzi, proprio a testimonianza del fatto che stai raccontando, ci sono famiglie, ci sono centri di allenamento. Per quanto riguarda l'ippica, ha un centro di allenamento e anche di riabilitazione di cavalli che si fanno male, di tutte le genealogie. E poi per questo qui porta sfortuna al governo. Che non ci pagano. Perché vanno d'accordo? Se pagano i cavalli, vanno d'accordo tutti. Perfetto, bella questa cosa, bello questo monito che ha lanciato Giancarlo Baldi. Allora dicevo, Max, anche voi del galoppo siete in difficoltà per questo ritardo dei pagamenti, perché tu poi hai un'azienda da mandare avanti e devi investire di tuo per anticipare. Ma non c'è differenza tra galoppo e trotto, siamo tutti nella stessa barca. Esatto. C'è difficoltà, sì, sia chi come me ha un centro, chi invece è il semplice proprietario che deve pagare l'allenatore, chi invece ha due cavalli o tre cavalli in ippodromo, quindi il problema è uguale per tutti, non è che cambia. Insomma, speriamo che oggi Baldi venga ascoltato. È stupido! Perché ecco la tua scuderia, guarda, abbiamo preparato anche per te un po' di immagini del tuo centro, dove appunto alleni i cavalli del galoppo, però è anche un centro di riabilitazione. Tu poi hai piscine coperte, eccola qua, piscina scoperta, no Max? E puoi ospitare anche cavalli di altre discipline.
sì, per la riabilitazione. Sì, sì, mi diceva proprio Glauco Cicognani ieri che Ribò e Cappa, prima di rientrare, ha fatto un lungo periodo di riabilitazione lì in piscina. Sì, è stato molto tempo da noi, sì, come lui altri trottatori, ecco. Sì, sì, perché la riabilitazione non ha una disciplina. Riabilitazione, vedi, è come se reining, equitazione, esatto, parliamo. Ho dei quarter horse, infatti, che fanno disciplina equestre, montamericana di vario tipo, salto ostacoli, trottatori, cavalli da sella, galoppo, insomma. È ovvio, sì, ovvio che la riabilitazione è uguale per tutti gli sport, è riabilitazione, punto. E l'attività che facciamo, una parte di questa... della nostra attività proprio riguarda la riabilitazione atletica di questi cavalli di qualsiasi disciplina, e poi ovviamente c'è invece l'altra parte dell'attività che è il centro di allenamento galoppo, dove abbiamo cavalli e corriamo in ippodromo. Bene, bene, stiamo vedendo anche la piscina, stiamo vedendo le varie attività che tu utilizzi nel tuo centro, e questo centro giustamente ha dei dipendenti, ha delle persone che collaborano con te, e quindi giustamente tu le devi pagare a fine mese, e se con i tuoi cavalli che magari alleni e per quanto riguarda le corse non arrivano regolari pagamenti, vai in difficoltà. O beh, anche questo, i proprietari che ti danno i cavalli a te, appunto, in gestione. Questo volevo dire, come tutte le attività, è ovvio che chi mi porta il cavallo da me in riabilitazione o in allenamento deve poi pagare una pensione che non riuscirà a pagare se non almeno in parte, perché poi non è detto che tutti, però almeno in parte questi soldi entrino dal MIPAF, in quanto hai vinto dei soldi al traguardo. È normale, è tutta una catena, quindi noi in prima linea dobbiamo comunque far fronte e anticipare, perché le persone che lavorano, i fornitori, vogliono essere pagati giustamente nei tempi dovuti. E purtroppo il MIPAF invece ci paga in ritardo, quindi tanta gente purtroppo smette, va, come si dice, finisce, a cambiare lavoro, cambia lavoro, finisce la sua attività, e questo è quello che sta succedendo. Allora noi cerchiamo di lanciare questo monito per risolvere un po' questa situazione. Avete sentito Luigi Migliaccio che ha detto che stanno pagando a dicembre. Non è facile, siamo sia a 5 mesi, a 4 mesi. Però, bisogna dire che per come era fino a un po' di tempo fa, adesso è migliorata, che stanno pagando a dicembre, insomma, diciamo, è quasi una salvezza, che però non deve essere così. Cioè, ricordiamoci che in altre parti ma del no, mondo è un pagano a 15 giorni, insomma, non è che dobbiamo andare tanto lontano. Questo sistema è un freno per tutto, per la manodopera, per tutti. Bene, bene. Allora, questo monito che abbiamo lanciato bisogna che lo ascoltino anche i nostri dirigenti. Avete sentito, poi altrimenti Giancarlo Baldi si arrabbia, state calmi. E adesso a Giancarlo Baldi noi gli facciamo vedere un cavallo. Gli vogliamo far fare un tipo, un gioco, no? Un paragone. Parliamo di Bald Eagle. Ci andiamo a vedere il Prix de l'Atlantique. È rientrato questo fantastico cavallo in previsione Elite Lop. Qui sono ad Enghien, c'è corsa ad Enghien, sì Giancarlo? Sì. Ci ha vinto pure, logicamente. Sì. Che ippodromo è anche questo? Anche a Canciulmero ho vinto. Che ippodromo è questo? Oh! Che ippodromo è, Giancarlo? Prego, continua a commentare le immagini. Che ippodromo è? È un ippodromo che ti... Esatto, ti è piaciuto correrci. Sì. Con chi ci hai vinto? Te lo ricordi? No. Lì non ho vinto. Lì ho vinto... Ho vinto a Canciulmero e a Vincennes, ma lì no. Lì ok. Bald Eagle, un paragone. Bald Eagle con... un cavallo magari che tu hai avuto o che hai visto correre nel corso della tua carriera? Non l'ho capito. Un paragone di Bald Eagle, questo straordinario cavallo che ha vinto due Amériques, e tra parentesi hanno cercato anche ippodromi partenopei di portarlo a lotteria quest'anno, probabilmente il prossimo anno ci sarà. Ah. E ora va all'Elite Lopte quest'anno. Sì. Ecco, è un cavallo straordinario, tu che ne pensi? Un paragone, a chi può somigliare? Ma non l'ho seguito questo cavallo. Non l'hai seguito, Giancarlo? No. Allora sei stato in ospedale. Questo bisogna dirlo. Mentre vediamo la corsa... Ho avuto un momento che... Un pochino non hai seguito, perfetto. Nel mentre seguiamo la corsa e rientriamo velocemente in studio, perché poi dopo la riprendiamo, è arrivato Pierluigi D'Angelo, che salutiamo e ringraziamo, presidente dell'Ippodromo Partenopei. Ciao Pierluigi!
Buongiorno a tutti, grazie per essere. Ti ringrazio per avermi chiamato. Pierluigi, c'è Giancarlo che è scatenato. Ha già detto veramente delle cose importanti, di rispettare i pagamenti perché l'Ippica è in crisi e bisogna stare attenti. La prima cosa basilare per Giancarlo, la regolarità per i pagamenti, per ripartire. Ma io ti devo dire la verità, quando ho pensato a Giancarlo, ho letto, non lo sapevo. Sono stato felice di quando Lorenzo ha vinto a Firenze, che era interrotto un digiuno di tanto tempo, mi sono emozionato. A Giancarlo e Lorenzo sono particolarmente legato, perché Giancarlo ricorda tra l'altro i momenti più belli della mia gioventù, quando mi iniziavo a capire se questo mondo che cos'era, e vedevo in Giancarlo quello che può essere un bambino che gioca a tennis e vede Federer. Poi Giancarlo ha continuato a fare Federer. Hai organizzato, tra parentesi, una premiazione di tante famiglie importanti a lotteria. Io chiedo alla regia di rimettere in onda le immagini dell'Atlantique, così insieme a Pierluigi parliamo di questa organizzazione che ha fatto per lotteria, per la premiazione di queste famiglie storiche italiane, ma più che altro, Pierluigi, hai tentato anche il colpaccio a portare Bold Eagle, non ci sei riuscito, però hai portato Timo Co e un Mac de Ripré. Allora, chiariamoci bene. Innanzitutto mi devi far finire di dire quello che stavo dicendo di Giancarlo. Io sono qui perché mi fa piacere di partecipare a questa emissione su lotteria. Voglio porre un accento. Un settore che non si preoccupa di quelli che sono i propri idoli, i propri eroi. E Giancarlo nel nostro settore lo è al 100%. Innanzitutto Giancarlo non ha bisogno di essere premiato da Lipponi e Partenopei, perché Giancarlo la sua attività l'ha svolta, tra l'altro, in tutto il mondo, in particolare in Emilia. Ma fondamentalmente ritengo Giancarlo un patrimonio dell'Ippica mondiale. Quindi quando si parla di Giancarlo bisogna togliersi il cappello e ringraziarlo per quello che ha fatto lui, per la sua famiglia e per quello che ancora continua a fare Lorenzo. Professionisti di primissimo livello e che tutto il mondo ci ha invidiato e ci invidia. Poi, per quanto riguarda Giancarlo, chiaramente Giancarlo dice pagamenti, ma insomma Giancarlo è una persona alla quale bisognerebbe, il settore avrebbe dovuto dare qualche incarico, perlomeno per far capire al mondo come si vive una vita e si attraversa una vita all'interno di un settore. Non ha bisogno di quello che delle mie parole, però io ritenevo che fosse importante che una tribuna piena si accomiatasse da Giancarlo in un momento di massima visibilità. Ecco perché ho pensato al momento delle batterie della lotteria dove c'è un'attesa, e perché ritenevo che un applauso che viene da tutta l'Ippica, per cui in quel momento io invito tutti i suoi colleghi a venire ad Agnano e a festeggiare, ad applaudire a una carriera di Giancarlo. E poi, se vogliamo parlare di adesso, possiamo parlare di lotteria, queste cose le volevo dire. Sì, sì, ma abbiamo tempo, abbiamo anche la seconda parte della missione. Per quanto riguarda il Bold Eagle, guarda, ti devo dire la verità, il problema non è il nostro, ti assicuro, il problema è di Bold Eagle, perché quando mi sono relazionato con Giampaolo Minucci, per esempio, si parlava così, paragonavo Varen, Bold Eagle, cioè Giampaolo in un attimo, come sempre fa, perché una persona che ha un'intelligenza anche lui, stiamo parlando di appunto Minucci, di Giancarlo, insomma di persone che comunque hanno rappresentato e rappresentano molto nel panorama mondiale. E Giampaolo ha detto per Luigi, ma hai capito che vogliamo rappresentare un cavallo che ha vinto in Francia a un cavallo che ha vinto in 52 Gran Premi in giro in tutto il mondo per tutte le distanze. Ha detto deve mangiare pane e Bold Eagle per potersi paragonare a quello che è stato Varen. E questo di Giampaolo ha detto il problema è di Bold Eagle, perché il Gran Premio Lotteria di Agnano nella storia l'hanno vinto i più grandi campioni di tutti i tempi. Dopodiché se Bold Eagle vuole venire a Agnano, noi siamo contenti di ospitare lui. I contatti ci sono stati per il prossimo anno magari. Quando parliamo di Agnano, parliamo di Napoli, punto. Parliamo di Agnano, parliamo del Lotteria. È come se uno dice, no vabbè, ma in fondo Wimbledon che cos'è? Vabbè, può essere anche che uno possa giocare a tennis perché vince Indian Wells e non si muove dall'America, o perché corre e vince sempre Roland Garros sulla terra. Poi nella vita c'è Federer e poi c'è Fognini, che è un grandissimo campione, un grande campione italiano. Però, insomma, tra parentesi, la serata di gala si svolgerà proprio al Tennis Club Napoli,
dove c'è stata la Coppa Davis diversi anni fa, appunto vinta pure tra parentesi quel turno dalla nazionale italiana. Ma torniamo a parlare proprio di queste belle parole che ha detto Pierluigi D'Angelo della famiglia Baldi e andiamoci a vedere l'Elwood Medium. Giancarlo, io ho detto in fase di presentazione di questa corsa che Lorenzo Baldi, tuo figlio, l'ha vinto nel 1988 con un cavallo che tu ricordi molto bene, Indro Park, questa corsa. Favoloso. Indro Park che ha fatto saltare tutti per la vittoria delle nazioni. Ha fatto solo del bene Indro Park. Vincitore di derby. Ce l'hai sempre nel cuore, eh? Anche se... Ho vinto 6 Gran Premio con i figli di Indro Park, quindi diciamo, esatto. Il 50% dei Gran Premio ho vinto i figli di Indro Park. Quindi... Ed è ritornata alla vittoria di questo Gran Premio tuo figlio con un figlio di Gruccione Jet, sempre un vostro prodotto, no? Esatto. E un vostro stallone, esatto. Parlavo con tua figlia, esatto. Mi ha detto esatto. Che siete voi ancora i proprietari di Gruccione Jet. Sì, sì, l'abbiamo dato in affitto a Napoli, a un allevatore, non mi ricordo come si chiama. E questo cavallo Virkan ti ha sorpreso un po' per come ha vinto? Sì, perché di fuori, scoperto così, poi riesce a vincere, cosa fa? 13 rotti, cosa ha fatto? Luigi Migliaccio, ecco, che cavallo è questo Virkan? Può aspirare ad entrare nella finale del derby? Ma intanto diciamo che ha fatto meglio del padre, perché il padre questa stessa corsa non era riuscito a vincere, è arrivato secondo, mentre lui l'ha vinta. Questo già è un dato di fatto importante. E poi Carlo, che lo vedete, gira di fuori tutta strada e a un certo punto passa ovviamente. E poi si è fatto questi miglioramenti qui, fa pensare bene. Certo, poi figurati, se lo dici tu possiamo solo che crederci, però guarda come passa, dopo aver girato 1200 metri fuori, 1300 metri fuori, quindi mi sembra assolutamente un cavallo dalle buone prospettive. Ma insomma... Poi fa pensare bene, perché la mamma è una... nasce molto bene, poi lo stallone è il vostro, di famiglia, di Baldi, quindi diciamo diamo, no diamo bene, no? quindi vuol dire che è un prodotto fatto in casa, è un bel incrocio di qualità sì. Ecco, questa è la terza prova di avvicinamento al derby. Luigi, si sono viste le prime due prove dove Lorenzo Baldi, la famiglia Baldi è protagonista, perché ha quel vernissage Griff che sta andando veramente forte. Giancarlo mi diceva che va più forte, secondo lui, Vernissage Griff di Virkan, o no? Chi? Vernissage Griff va più forte di Virkan, Giancarlo? L'altro cavallo che avete che ha vinto quello i Gran Premi? Quello di No, figlio... No, non è Varenne, Vernissage. Il Sauro, il cavallo quello che... Che ha vinto i due Gran Premi. È di Gennaro Riccio, che ha mandato su e che no, ha... No, quello figlio di Varenne. È figlio di Varenne, scusami, esatto. È figlio di Varenne, bravo, quello lì, Giancarlo. Quello lì di Varenne, sì. Esatto, e tu mi hai detto che va più forte, secondo te. È un cavallo che ha un bel motore. Un bel motore. Mm. Ma tornando invece a Virkan, la cosa bella di Virkan è che la terza madre di Virkan, in effetti, è Cilesia. Ah. Ecco perché poi si ritrovano le linee indigene, cioè noi stiamo parlando di una linea, aveva perso la seconda linea, Ulrica Cosmo, che è la madre di Virkan, è una, praticamente la seconda madre è Cilesia, lei è una figlia di Ganimede, è un incrocio interessante, dimostra quanto, anche per il tempo che ha fatto, come l'allevamento italiano, anche se non nelle primissime linee, perché alla fine questo Ulrica Cosmo è una cavalla che non ha fatto nulla, e non ha prodotto quasi nulla, però ha prodotto poi ha prodotto Virkan, la madre. Quindi diciamo che fondamentalmente le linee oramai indigene sono delle linee di che grande qualità. Sono delle linee meravigliose, anche vediamo, perché alla fine Gruccione è stato un cavallo fantastico, comunque un figlio di Pancip. E io ricordo quando Gruccione vinse il Giovanardi a Modena. Giovanardi, esatto. E ricordo che incontrai Lorenzo e fargli i complimenti, e lui mi disse che Gruccione era un cavallo fantastico. E ricordo quando, in genere, quando loro, Baldi non è che straparlano dei cavalli, io, Giancarlo, la prima volta che diciamo, ho incominciato a capire il talento di Giancarlo è quando noi vendemmo Flies on Gar, che era un cavallo nostro, e fu uno dei primi cavalli che mio padre vendette di quella famiglia, che erano... un figlio di Quicksong che io avevo fortemente voluto perché mi era molta una cavalla, la prima cavalla che mi aveva fatto vincere una corsa.
era una figlia di Quicksong. Rifacemmo questo incrocio, nacque questo maschio, era un cavallino ridotto come un po' tutti i Quicksong, ma era un cavallo ridotto, leggero, aveva anche un piedino un po' particolare della famiglia di Larchezia, però lo vendemmo a Giancarlo con piacere. Giancarlo ci lavorò benissimo e vinse tantissime corse, Flaison fece una carriera meravigliosa. Giancarlo riteneva un cavallo fantastico, ci si dedicò molto. All'epoca Giancarlo aveva ovviamente... Bel ricordo. Quindi e arrivò quinto al derby, e corse benissimo poi il derby, Giancarlo arrivò quinto al derby. Derby che Giancarlo, purtroppo ne parlavamo prima, non l'ha mai vinto, però suo figlio ne ha 22, quindi... Diciamo che ha compensato un po', chissà Lorenzo poi da chi ha imparato sicuramente. E proprio Lorenzo, ma dove è andato a scuola Lorenzo? Dove è andato a scuola Lorenzo Giancarlo? Da me, da te, sempre da no lì. Veramente lui diceva adesso vengo alla Pradona, dico ma quando ti decidi? Dice però voglio andare a scuola. No, dico ascolta, o vieni alla Pradona o vai a scuola, basta. Decidi, una delle due cose. Allora è venuto alla Pradona. E allora, proprio Lorenzo Baldi, lo ascoltiamo nella sua intervista vittoriosa al termine del Lewood Medium, la 114esima edizione, dove poi parla anche di Vernissage Griff. Dopodiché andremo in pausa e poi torneremo in studio. Sì, la corsa è venuta... come prevedevo, dalla seconda fila bisognava girare di fuori, c'era in testa un'ottima cavalla, e il cavallo però viene da buonissime prestazioni, sta bene, in forma, non gli ha dato fastidio girare scoperto e si è salvato ancora bene. Secondo me è un cavallo molto importante nel proseguo della carriera perché ancora non dà tutto in corsa, ancora c'è del margine di miglioramento. No, secondo me sono due cavalli differenti, però due grandissimi cavalli, non sono paragoni da fare, adesso faremo il Giovanardi con entrambi. Leggete Trotto & Turf in edicola martedì, giovedì e sabato. Edizione www.trottotarf.it. Nadal Shiba presenta la stagione di Monta 2017. Il figlio di Winston Legacy e Divina Day è il quinto stallone assoluto della generazione. È il quarto stallone con puledri sotto 1,13 o migliore. Il quarto stallone assoluto con puledri sotto i 2 minuti, ben 18. Ed è il quarto stallone assoluto per media di prodotti in corsa tra gli stalloni con almeno 15 prodotti. I prodotti in corsa hanno la reginetta Tuscania Pal, l'unica femmina a vincere 3 Gran Premi della generazione 2012, Nazionale Filly, Giovanardi Filly e Oaks del Trotto Italiano, alla prima annata di Monta. Inoltre il campione Uragano 3B, vincitore di 2 Gran Premi e diversi centrali a seguire nell'annata passata. Prenota subito la tua monta di questo formidabile riproduttore chiamando direttamente il suo allevatore proprietario Antonio Asdrubali al 335-800-5463. Nadal Shiba, il cavallo dei sogni, ora ha anche i numeri. Le vicende dei protagonisti italiani all'estero, le corse più belle, le sfide più esaltanti. Tutti mercoledì alle 19:15 International Trot. OBS April, the two-year-old source of 25 graded stakes winners in 2016 and 17, including Breeders' Cup Juvenile Fillies Champion Champagne Room, Grade 1 Del Mar Debutante winner Union Strike, and Grade 1 Malibu Stakes hero Mind Your Biscuits. Find your graded stakes winner at the OBS Spring Sale, April 25th through 28th. The two-year-olds will preview during the under-tax shows, April 17th through 22nd. OBS, we measure success by performance. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. I nostri social ti permetteranno di seguire in tempo reale tutto quello che accade nel mondo dell'ippica e su Uniresat.
diventa fan della pagina Facebook. Hai perso una rubrica? Guardala in qualsiasi momento sul nostro canale YouTube. Seguici su Twitter. Tutte le informazioni di cui hai bisogno, direttamente su tablet, PC e smartphone. Unire TV è sempre con voi. Canter, storie di uomini e cavalli. Il programma settimanale che racconta gli interpreti dell'ippica italiana, i driver, i fantini, gli allenatori, gli allevatori, i proprietari e soprattutto i cavalli, protagonisti di imprese esaltanti e di vittorie che fanno emozionare. Ogni giovedì alle 19.30 in replica, il venerdì alle 9.30 e il sabato alle 19.30. Canter, storie di uomini e cavalli. Puntata veramente bellissima, direi, perché qui in studio Giancarlo Baldi, Massimiliano Arduzzi, Pierluigi D'Angelo, che ci hanno veramente allietato nella prima parte, poi adesso la seconda parte sarà ancora più vibrante, direi, perché un Giancarlo Baldi così, Pierluigi, ne parlavamo nel corso della pausa, era tanto tempo che non lo vedevi così tonico. Giancarlo è sempre stato un fenomeno, ma la cosa bella, mai visto scomposto. Che consiglio gli ha dato prima, dopo l'intervista? Dillo, dopo l'intervista di Lorenzo Baldi, gli hai dato un consiglio a Giancarlo Baldi? No. Per il Giovanardi, che gli hai detto? No, ho detto che potrebbe riprendere la licenza lui, sarebbe... Per guidare uno dei due cavalli, o per Visage Grip o Birkan, che dici? A quel punto, sì. Io ti devo dire la verità, tutte le volte che vedevo Giancarlo, diciamo, non vivendo in un'altra regione, poi quando andavo in giro, io all'epoca andavo a Monte Giorgio e avevo scuderia fissa a Monte Giorgio, era agli albori della carriera, mi ero trasferito con dei puledri e facevo l'allievo. Allora, quando veniva Giancarlo io cercavo di capire come era il fenomeno che faceva vicino a sti cavalli. E la cosa bellissima di Giancarlo, anche all'epoca, innanzitutto non è mai scomposto, poi non gli ho mai visto picchiare un cavallo in scuderia, essere nervoso con un cavallo, mai. Cioè, sempre avuto grandissimo... Il soprannome Tamberino, perché? Come del resto il rispetto che aveva anche Flaccone per i cavalli. Io ho mai visto Giancarlo scendere un cavallo, perdeva, vinceva, sbagliava. Giancarlo, perché ti hanno messo il soprannome Tamberino? E fu Dottor Cacciari, ti ricordi? No, io no, forse se lo ricorda più Pierluigi. No, io, è la cosa che vedevo poi, quando lui per esempio qualche volta qualche cavallo sgambava, che non andava bene, andava male. Giancarlo ci rifletteva un po' così. Lo cambiava? No, poi gli faceva mettere due o tre coperte addosso in genere, sempre. Ma questo all'epoca, quando insomma Dubois, anche lui era agli inizi. Perché poi il soprannome persone... Tamberino, ce lo sveli perché te l'hanno... Dottor Cacciari. Perché? Perché? Non lo so, un bel giorno Modena fa, sai chi assomigli te? Io, a chi, dottore? Perché mi conosceva da ragazzo. Fu il primo lui a sferrare i cavalli, che aveva un cavallo francese, che vinse lui, proprio, a Milano. Non mi ricordo più come si chiama. Fa, e te assomigli a Tamberi. Dico, e chi è Tamberi? Come chi è Tamberi? È morto presto, però, dice, assomigliava a te. Bene, dopo questi racconti iniziamo anche a parlare un po' di galoppo. Abbiamo qui Massimiliano Arduzzi. C'è stata... E la prima pattern dell'anno all'ippodromo di San Siro, e l'FB al comando, possiamo dire, ha fatto in plane. Ecco, Max, non è facile in questo momento andare contro l'armata Botti, che sono veramente bravi, però Botti? Sì, sono bravi. Ti piacciono, Giancarlo? Sì, siamo amici. Vediamoci l'Ambrosiano. Io sono amico con tutti, però insomma. Max, ti dicevo, appunto, un Ambrosiano che parla naturalmente nel nome dei Botti, scuderia FV, proprietario importante, Villa, Dario Vargi, un fantino straordinario in sella, sembra che ha ritrovato una seconda giovinezza, Dario.
Beh, sono andati fortissimo, è stato bravissimo Dario, certo se la giocavano, erano i due cavalli da giocare sicuramente. E bisogna dire che è stata sì, una corsa a due, insomma, non c'è stata storia. Ha battuto Circus Couture, che era il compagno più atteso sì. nella corsa. Ecco, questi cavalli te li ritroverai tu probabilmente. Forse avevano pensavano qualcosa in più per Circus Couture che può essere Slob, però insomma, questi cavalli te li ritroverai probabilmente contro Refus to Bobbin, ricordiamolo, cavallo della Kimax, socio di Ippodromi Partenopei, Massimo Torchia, Paola, che salutiamo con affetto. Anche te, Pierluigi, saluti Massimo e Paola, sì. Per chi? Lo sai che Max c'ha i cavalli suoi, lo sapevi? Guarda, mi sono sentito poco con Max. Lo sapevi che c'ha i cavalli di Max Narduzzi? Sì, eh? Vivo in questo mondo abbastanza personale. Bravo, ti voglio attento pure per galoppo. Prego, Max. Ce l'hai i cavalli a galoppo? Ho avuto i cavalli a galoppo, ma è stata un'esperienza breve, quando all'epoca ma era presidente dell'Unire, commissario lui, Angelo Pettinari. Ah, e quindi? E comperai un cavallo, lui mi suggerì, c'era una cavalla, si chiama Occhifì, che era di proprietà di Berardelli. E comperai questa cavalla, che mi piaceva molto. E poi alla fine tenni in razza una figlia di questa cavalla. Quindi hai avuto anche cavalli al galoppo per Luigi? Purtroppo non sono mai riuscito a fare un puledro, perché questa cavalla, avevamo preso una monta importante e ci aveva data Dubois. La monta di questa cavalla. Guarda che bello, il trotto che lega il galoppo. Guarda, Viani che sta premiando Villa. Prego, Pierluigi. Dubois ci ha regalato una monta di un cavallo buono suo. E facemmo questo puledro, un puledro tra l'altro aveva anche un bellissimo pedigree, e questo cavallo si ribellò a un artiere, insomma, comunque mi raccontò. Comunque hai tenuto anche cavalli al galoppo? No, cadde, si fece male. Senti Pierluigi, guarda, noi abbiamo un collegamento importante dall'America, dalla Florida, in collegamento Paolo Romanelli. Ciao Paolo, buonasera, benvenuto a No Problem Ippica. Ciao Rolando, grazie. Allora Paolo, buonasera. Ti presento gli ospiti che abbiamo in studio. Abbiamo il mito del trotto nazionale, ma direi mondiale, Giancarlo Baldi. Poi abbiamo Massimiliano Narduzzi, un bravo allenatore per quanto riguarda l'ippica italiana e puro sangue. E Pierluigi D'Angelo, il presidente di Ippodromi Partenopeo di Napoli. E poi naturalmente il nostro Luigi Migliaccio, abbiamo qui in studio. Tu so che sei alle aste di Ocala, alle aste OBS, che stanno andando avanti da un paio di giorni. Sì, sono a Ocala e volevo fare un piccolo parentesi trotto. Una cosa, con degli ospiti così importanti, io mi sento un impostore, ho diritto. E poi però sono stato un mese fa a un centro di Del Rey di trotto, bellissimo, di allenamento, dove ho passato un'ora con Jerry Riordan, non conoscevo, prima volta che l'ho visto. E io sono amico di un proprietario italo-americano che si chiama Frank Antonacci. Salutameli. Ma è stato nel centro di Sam Statis probabilmente. E quindi insomma è stato molto piacevole, tutta la mattina sono stato lì con Agostino Affè, che era venuto per i cavalli invece del galoppo, esatto, in visita. Sì, sì. Senti, come stanno andando queste aste? Stanno andando benissimo, perché hanno fatto in due giorni 29 milioni di fatturato, che l'anno scorso i primi due giorni erano 24 milioni, quindi sono cresciute di più di 5 milioni di dollari. Anche la media è salita del 21%, il prezzo mediano dell'11%. Ci sono acquirenti un po' da tutto il mondo, per la prima volta credo c'è Satish Kumar, che è un allenatore Dubai, arabo, ci sono agenti inglesi, una possibilità di ancora una volta parlare del fatto come mai in Italia si continua con quasi cinica a determinazione a non fare le aste per attirare gli acquirenti stranieri. Acquisti italiani, Paolo? Ci sono stati qualche acquisti italiani? C'è qualche italiano lì che sta visionando qualche cavallo? No, ci sono dei nomi italiani, però sì. Acquisti italiani, magari ne parliamo alla conclusione. Perfetto. Però volevo dire, appunto, come sappiamo benissimo, il trotto italiano anche lo insegna, che le aste hanno successo quando ci sono compratori da vari mercati, compratori stranieri,
Adesso in Italia con questa idea di farle durante le Alpi Kinland, dove non solo gli americani ma tutti gli europei sono a Kinland in settembre, ci si previene, ci si evita questa possibilità di avere stranieri. Dicono la qualità non c'è, ma non importa, le aste poi qualunque acquirente compra, non è questione di qualità, è questione ma non così determinante. Senti Paolo, allora io prima volevo sentire se avevi qualche altra cosa da aggiungere, naturalmente il saluto di tutto lo studio, qui Giancarlo Baldi quando ha detto gli acquisti che ci sono stati è saltato dalla sedia, Pierluigi ha dovuto un attimino fermarlo perché Giancarlo dice ecco vedi, e noi italiani purtroppo non riusciamo a creare questa atmosfera e questo business che c'è in America per quanto riguarda il mondo dell'ippica. Certo, no, non voglio fare sfiominate o nulla di particolare, però ti hai sempre detto che no problem ippica porta fortuna. Io ho contestato un po' questa idea perché magari insomma la fortuna conta, ma conta molto anche l'attività, la produzione, l'efficienza, però nello stesso tempo per la prima volta le altre OBS hanno fatto la pubblicità su una prova emettica e il risultato sono 5 milioni di dollari di più di movimento dopo soltanto due giornate. Bene, quindi... bene, è un piacere sentire queste cose. Paolo, se non hai altro da aggiungere io ti abbraccio come sempre, grazie. E se hai qualche spunto per la trasmissione, perché so che tu sei sempre attento e dai sempre qualche spunto, leggi sempre il Trot and Turf, quindi hai qualche spunto per la trasmissione per dibatterne poi in studio? No, il dibattito ne abbiamo parlato, silenzio stampa, le liti, le prese di posizione così rigide penso non portino da nessuna parte. Negli Stati Uniti c'è grande entusiasmo, c'è grande attenzione ai giovani e le cose vanno bene. Benissimo, grazie Paolo. Fammelo salutare, gli dico Paolo, sono Luigi Migliaccio, ho ricevuto la tua missiva con tutti i dati sulle scommesse americane, ci sto lavorando sopra. Bene, bene, grazie. Complimenti per i tuoi interventi sempre precisi, puntuali e come si dice qui, to the point. Grazie, ciao. Ciao Paolo, un caro abbraccio, grazie. Beh, anche questo comporta il nostro status della nostra trasmissione che vuole aprire un po' e far conoscere il nostro mondo anche al di fuori dell'Italia e far capire quanto è importante il mondo del cavallo. E poi proprio questa clip che mandiamo in onda di Firenze adesso, la clip conclusiva dell'evento che c'è stato il 25 aprile, deve far capire che la passione c'è, è tanta. Ecco qui il grande Cesare Meli, il presidente dell'ippodromo del Visarno, e nonché coproprietario dell'ippodromo, in questo evento riuscitissimo. Ci sono state tante persone, Luigi, spettacolo, ecco Massimiliano Narduzzi purtroppo è stato un po' sfortunato nella corsa col suo cavallo, ma veramente un evento riuscito alla perfezione, Luigi. Ma è stata una giornata sicuramente molto molto interessante, una di quelle giornate che fa capire, ne parlavamo ieri proprio con Andrea Zanoboni, vedete inquadrato, come quando si lavora in una certa maniera poi il pubblico, tutto quello che è d'intorno e che serve a far vivere l'ippodromo riesca a essere partecipe, a essere presente, oltretutto un impianto come quello di Firenze che è praticamente davvero al centro della città. È ovvio che questo poi ci ricollega a quello che accadrà nel fine settimana a Napoli, anche lì sarà l'evento dell'anno, il lotteria, e quindi anche lì tanto pubblico e tanta attività. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è su queste giornate particolari che bisogna puntare per fare da traino poi a tutto quello che è il resto del movimento. E sul pianto del proprietario Jacopo Bindi con il suo multicolor, vincitore della 190esima corsa dell'anno, prima di vedere la corsa c'era Giancarlo Baldi che voleva intervenire. Giancarlo, vedevi queste immagini? Ma io dicevo una cosa, ma il bene che ha fatto il cavallo agli esseri umani, la cultura mondiale del cavallo. L'amico dell'uomo, io l'ho sempre detto. Porca la miseria. E queste cose vanno sempre ridette. E poi porta male non voler bene ai cavalli. Bravo, altra cosa. Madonna. Quindi porta male non pagare e regolare i premi e porta male non voler bene ai cavalli. Ha detto Giancarlo Baldi. Basta che non bestemmiamo. Ma no, quello sicuramente mai. Senti Max, tu eri lì presente anche per l'evento, un evento organizzato alla perfezione, tanta gente, piacevole,
e tante pure famiglie. Sì, sì, era una giornata particolare quella di domenica... No, martedì 25 aprile. Di martedì 25 aprile a Firenze. Un po' quelle giornate dove noi operatori, quando ci ritroviamo in quell'occasione, un pochettino ci risolleviamo, perché siamo abituati a vedere una desolazione negli ippodromi incredibile. Invece martedì è stata una bella giornata, bella gente, un ambiente curato, bei cavalli, erano state organizzate anche delle per i cappellini, dei cappellini, concorsi, sì. Tutte cose che alla fine fanno bene all'ippica, fanno bene alla gente. Io ho visto molti stranieri, per esempio, ho visto addirittura giapponesi, ho visto americani, insomma, quindi probabilmente c'è stata anche un'attività mediatica che ha funzionato bene. Bello, un bel applauso per quanto riguarda l'ippodromo Pisano e andiamo a vedere la corsa. Adesso purtroppo le note dolenti, perché il tuo cavallo purtroppo già dalla partenza, possiamo partire con le immagini, è rimasto un po' indietro, poi una pista particolare, Firenze. Mario, io credo non si è proprio ritrovato, non era lui, devo dire che non ho trovato una spiegazione, nemmeno poi il giorno o i giorni dopo la corsa non ho trovato nessuna spiegazione particolare. Il tuo cavallo è questo con questo giubba blu, cap rosso, sì. All'esterno. Sì. Lui parte bene discretamente, sì, è in quarta ruota, ovviamente, perché parte da una gabbia, sì, esterna. Sì. E poi fa la prima curva e dopodiché finisce, proprio non è più entrato nel vivo della corsa. Guarda Lorenzo, sì, Giancarlo Baldi come guarda? Giubba azzurra, sì, giubba azzurra e cappello. Come segue la corsa? Firenze che ce l'hai sempre nel cuore, no? Giancarlo, tu sei nativo, poi se ti sei trasferito appunto in Emilia, ma tu sei nativo della Toscana? Sì. I Baldi sono toscani, doc? No, io sì. Vabbè, però I miei figli no, sono emiliani. Ma la dinastia dei Baldi, io parlo della dinastia. Sì, sì. Quindi Firenze ce l'hai sempre nel cuore, sì, sì. Ti ricordi le vecchie corse? Anche Renzi è nato a Firenze. Esatto, esatto. E ti ricordi anche le vecchie corse al vecchio ippodromo di Firenze, no? Che ormai non c'è più, adesso c'è questo nuovo con la pista di rotto da 1000 metri. Ma tornando alla corsa, ha vinto il cavallo migliore secondo te, battendo i tre della scuderia? Ah, senti, martedì è stato il cavallo migliore, sicuramente, ha vinto meritatamente, ha vinto bene, ha lottato come un vincitore. Era una corsa aperta, devo dire che io guardavo i partecipanti e non riuscivo ad escludere nessun partecipante da una probabile vittoria. E così si è dimostrato, perché poi ha vinto un cavallo che non era nemmeno poi così quotato. Ha una storia particolare, un incidente, è stato ricostruito, il suo proprietario, avete visto, piangeva, Jacopo Bindi, anche Gentleman Rider, bravissimo il fantino toscano Pier Antonio Convertino, no? Sì. Anche lui emozionato. Eh sì, sì, ha fatto, vedi, come puoi vedere, ha fatto una bella progressione, una progressione, praticamente si è avvicinato al battistrada dell'FV e l'ha piegato, quindi onore, veramente ha corso alla grande. E dietro devo dire che secondo me sono mancati molti cavalli, probabilmente cioè, i primi due hanno dimostrato di essere superiori. Ecco. Bene, stiamo rivedendo adesso fra poco il replay, guardate Pier Antonio Convertino, per la prima volta vince la 190esima corsa dell'Arno, vince la corsa dell'Arno, 190esima edizione, poi ci sarà una bella premiazione, e una bella giornata di corse che abbiamo vissuto in HD oggi. E lo posso raccontare anche perché ero in diretta e posso dirvi che c'è stato tanto entusiasmo anche all'ippodromo, abbiamo visto tanta gente, veramente famiglie che hanno partecipato all'evento. Bell'evento, come sempre organizzato nei nostri bei teatri, perché noi abbiamo dei teatri eccezionali, ippodromi straordinari, per il trotto Agnano possiamo dire che è il top in Italia e fra poco andremo proprio ad affrontare questi avvenimenti che accadranno nel corso del fine settimana e naturalmente il primo maggio. Quindi su queste splendide immagini di multicolor direi di rientrare anche Pier Antonio Convertino che esulta e iniziamo a entrare in clima lotteria. Innanzitutto Giancarlo Baldi. Giancarlo Baldi lotteria l'ha vissuto tante volte, l'ha vinto una sola volta con Arst Hannover e pensate l'ha vinto il 5 aprile del 64. No, una me l'ha fatta perdere Pippo. Vabbè, già subito litigiamo. No, il babbo. Eddie. Il grande Eddie, povero quando Eddie. La pista era 800 metri però. Allora, aspetta Giancarlo, tu hai vinto quella corsa la prima volta con Arst Hannover. Ho perso continuo di te, pensa a te, da Eddie.
Può capitare, le corse sono corse, no? Si può anche perdere. Riesce a farla vedere quella corsa? Non ce l'ho perché le immagini sono datate. Piste piccole. Abbiamo cercato con Luigi di trovare qualche immagine. Pensa, ho trovato una vecchia immagine che partivano in 9 dietro l'autostart, che c'era Jeff Spice, pensa, però purtroppo non erano buone da mandare. Ti dicevo, quel 5 aprile del 64 ti è accaduta pure un'altra cosa. Quel giorno lì quando ha vinto il lotteria. È nata mia figlia, la Laura. È nata, dice la moglie, quando lui è tornato all'albergo, ha telefonato che aveva partorito. La telefonata, allora ci dormiva lì, no? Guarda qui Giancarlo, guarda qui. Vesuvio. Non parla con Pierluigi, guarda qui in telecamera. Il Vesuvio. Al Vesuvio, facciamo un po' di pubblicità anche all'albergo Vesuvio. Quindi sei arrivato in camera e ti hanno detto che era nata tua figlia. Sì. Queste sono belle storie. Era il massimo nel 64. Volevo capire. Cioè, è nata a Bologna. No? Ah, beh, sì, ok. A Bologna. Io ero qua a Napoli, che allora c'era anche suo padre. Mm. Allora, via col promo dell'otteria. Iniziamo. Io ero amico di suo padre. Sono amico anche di loro perché è una famiglia mi è sempre piaciuta. Capito? Non ci siamo molto frequentati, però apprezziamo tante cose, capito? Abbiamo condiviso tanto. Entriamo in clima lotteria. Intanto vediamo questo splendido promo, Pierluigi. Avete confezionato come tutti gli anni un promo che veramente è piaciuto tanto. Allora, la storia del promo è questa qui. Ci sono delle cose che sulle quali abbiamo chiesto consiglio e grazie alla disponibilità di Luigi Colombo ci ha messo a disposizione il suo staff, diciamo, di creatività, di creativi. Quindi c'è stato... I produttori, i montatori. Esattamente. Quindi abbiamo coinvolto, non voglio dire perché sennò poi si offende qualcuno, quindi abbiamo coinvolto... Diciamo un po' quello che c'è il meglio di unire TV dal punto di vista... Ciò che era coinvolgibile. Ciò che era coinvolgibile, le persone con più fantasia. E abbiamo... Io però, diciamo, come spesso mi capita, nelle cose a cui tengo molto e nelle quali ci metto la faccia, gli ho detto che c'erano alcune immagini e andavano prese quelle immagini. Poi abbiamo confezionato la frase, quelle frasi che voi leggete. Se voi ci riflettete sulle parole di Giancarlo, no? Dell'amore tra il cavallo e l'uomo, e le frasi che vengono riportate in questo video sono l'uomo e il cavallo sconfiggono, dominano la paura, e questa è dalla notte dei tempi, l'uomo e il cavallo dominano, sconfiggono le difficoltà e trionfano nella battaglia. Quello che ha detto Giancarlo prima. E questa è la storia dell'umanità, come ho detto ieri, sono stato un'altra trasmissione. L'uomo è uscito dalle caverne ed è riuscito ad avere la supremazia in un mondo ostile, se vogliamo, grazie al cavallo. È diventato, non c'è battaglia, non c'è immagine nella storia che non riporti un uomo, un generale, un conducator che non sia su un cavallo, vicino a un cavallo, nella storia dell'umanità. Non c'è vittoria che non riporti un cavallo. La pubblicità quest'anno, la Formula 1 rinnovata, fa vedere appunto su Sky un branco di cavalli che corre su una pista. Perché si chiama HP, horsepower, cavallo motore, perché è sempre stato il motore dell'uomo. Pensare di dimenticare che questo cavallo diventi oggi virtuale, che la scommessa levata dal cavallo non esista più, che esistano le scommesse compulsive, che non si ragioni più, come dicevo ieri, detto ultimamente, significa l'appiattimento delle menti, diventare proprio la tristezza della scommessa. Riprendiamo quello che è il senso dell'umanità, del cavallo, la bellezza dell'animale. Ricordiamoci che qualcuno ha fatto in modo che la mascella del cavallo, la mandibola del cavallo, avesse uno spazio tra i denti per farci mettere il morso. Il cavallo è nato così, nella notte dei tempi, tutti gli scheletri di cavalli che si trovano
hanno lo spazio e lo non debbero permettere il morso. Molto probabilmente se i primi uomini non avessero avuto la possibilità di mettere il morso ai cavalli, imbrigliare i cavalli, l'umanità non sarebbe arrivata dove è arrivata. Perfetta considerazione di cultura, bravo Pierluigi. Andiamo all'aspetto tecnico, perché poi avete organizzato anche altre belle giornate prima dell'otteria. La domenica ci sarà Regione Campania, Luigi. Abbiamo Migliaccio, parliamo, e abbiamo proprio la grafica di questo Regione Campania, un gruppo 2 riservato ai 4 anni. C'è la U, no? Esatto, sì, sono i 4 anni, la U. Beh, insomma, che è numero ha la U Mafresi? È il numero 2, numero Giancarlo. Giancarlo. Ah, numero 2. Chi la guida? Maurizio Kelly. Porca madonna. No, come... no. Prego. E allora, beh, è una corsa sicuramente bella. 11 cavalli e quindi molto molto bella, molto competitiva. C'è da rivedere Uragano Nero, c'è appunto un Mafferensis, c'è una bella gara col numero 1. È rimasta chiusa a Modena, non ha potuto correre. È vero. Sono d'accordo con te, facciamone trovare lo spazio. Sono d'accordo, questa c'è anche la C6. Però c'è fa pensare bene, sai. C'è una grande Ursa Caff, ha corso perché benissimo. Non ha corso. Però allora, c'è il 10, allora, bisognerà vedere un po' come riuscirà ad emergere. Chi poi Uragano 3B, che chi sono i favoriti? Uragano 3B, Ursa Gaff, non c'è proprio un favorito. Allora a chance. A chance sì, speriamo, perché è alla Pradona questa cavalla, spieghiamolo anche per chi. Uma Francis è alla Pradona, benissimo. Uma Francis paga il fitto a Giancarlo. Speriamo bene questo adesso punto. Abbiamo un contributo, il Costa Azzurra, di 3 cavalli che saranno sicuramente protagonisti, prima di vedere le batterie, Luigi, del lotteria, del 68esimo lotteria, e vediamo questo fantastico arrivo a 3, un Mac del Ripré, Ringo Star Treb e Timone e K. Luigi. Questa è stato un arrivo molto molto bello, e secondo me c'è da dire questo, che un Mac del Ripré probabilmente ha raggiunto a questa corsa non al 100% della forma. Il team è sempre abile nel portare i cavalli al punto, al top della forma, quando ci sono gli appuntamenti che contano, per cui attenzione sia a un Mac del Ripré e sia a Timone K. E Ringo Starr Treb però ha fatto questo finale spostando la corda in terza corsia in un lampo, in un niente, e questo la dice lunga. Velocemente la prima batteria, le scorriamo tutte e tre, 8 cavalli per ogni batteria, Timo Co farà parte dell'altra batteria, non di questa, qui c'è l'altro francese, un Mac de Ripré, Pierluigi D'Angelo, per chi fa il tifo? Volevo aggiungere una cosa a quello che giustamente ha detto Luigi, ma c'è un cavallo che ha fatto un ciocco ed è proprio Ringo Starr Treb. A volte non continuo, bisogna vedere le due batterie, ma Roberto a metà addirittura ha fermato di passo il cavallo, ha rispostato e è ripartito da fermo. E arriva addosso. E ha fatto un qualcosa di importante. Ecco la batteria di Timo Co, dove ci sarà, quindi, anche Pascia, diciamo, all'est. È da considerare, perché anche Elert non è uno che è abituato ad arrivare agli appuntamenti che contano con il cavallo non in ordine. Quella di Timo Co, diciamo, è la batteria forse un pochino più comoda, così lo dico io, Luigi. Però probabilmente è quella più difficile, forse la prima. Andiamo a vedere la terza e concludiamo. Eccola qui, la terza batteria, dove c'è Timone K. C'è questo cavallo americano, Volstead. Attenti a Volstead, perché è un cavallo duttile, è un cavallo che gira di fuori oppure sa partire, per cui può essere pericoloso. Però la grande curiosità è quella di vedere Superstar Reef, e ovviamente, esatto, Pierluigi avrà la curiosità di vedere Shallow Gar. Sentite, qua c'è una cavalla che ha fatto 10,7 sui 2000 metri. Pietro Cubellini è incavolato nero, che a piedi non può guidare. Shadow Gar. Ha voluto talmente forte la gara che ha voluto comprare anche il fratello Vincero Gar, che lui dice che vincerà qualcosa di importante, perché poi il nome lo aiuta a questa cosa. Pietro in gas, quest'anno non potrà guidare, però io ho pensato... visto che qualcosa di cavalli capisce qualcosa di cavalli, lo mettiamo a fare il commentatore, anzi no, gli facciamo dare le dritte al pubblico dell'area VIP, così perlomeno si tiene impegnato. Perfetto, lo coinvolgiamo nella nostra diretta. Sì, lo coinvolgiamo, Pietro, perché il primo maggio devo presentare, naturalmente abbiamo anche il promo, ci sarà il Parioli, il Regina Elena, due pattern per quanto riguarda il galoppo italiano, e poi due listed, il Signorino e il Botticelli, dove Max tu parteciperai probabilmente nel Signorino, no? Col cavallo della Kimax. Sì, con il Fusto Bobbin, sì. Ecco, una giornata bella anche quella
di Capannelle, purtroppo in concomitanza con lotteria. È stata una cosa meravigliosa, un capolavoro che hanno fatto. Non si capisce. C'è stato un capolavoro, però, mettere insieme il meglio del galoppo e il meglio del trotto, tutto negli stessi orari. È stata una cosa perfetta, veramente una. Siamo abituati a vedere di queste cose ormai. C'è veramente un capolavoro, così gli scommettiamo. È incredibile. Cioè, ci sarà il problema dei galli che entrano nelle gabbie, delle batterie di lotteria che devono partire, della finale. Perfetto. La motivazione ufficiale di Capannelle dice che c'era il derby e l'hanno spostato perché c'è il derby Roma-Lazio e poi si gioca a mezzogiorno e mezzo. Comunque, ognuno, noi diciamo, riportiamo ognuno, quello che dicono ognuno ha i le dirigenti, proprie motivazioni e sicuramente sono motivazioni pertinenti. Io dico che non spetta a noi che gestiamo gli ippodromi decidere quando vanno in onda, quando vanno in attività. Certamente è una concomitanza che danneggia. Che allora, danneggia tutti e due gli eventi, perché sarà un problema anche per gli scommettitori. Gestirli, esatto, anche no, per la diretta in HD. Grazie, in anzi, un no, Napoli andrà in HD e invece Roma l'HD non no, ce dico l'ha. C'è troppa grazia, solo okay. Questo è mica questo, perché... questo purtroppo è quello che ci propone il nostro palinsesto e noi lo portiamo sempre in visione. Ricordiamo allora Cavallo Magazine, abbiamo una collaborazione con l'unico mensile che c'è sul mondo del cavallo, che uscirà a maggio, abbiamo la locandina proprio di maggio con Basta Maltrattamenti, tutto sull'orrore di Caluso. È uno degli articoli, il Cavallo Magazine è in tutte le edicole italiane, e si occupa anche una rubrica sull'ippica e noi, come sapete, il nostro è un contenitore, non problemi ippica, sul mondo dei cavalli. E poi, signori, ci sarà un evento che verrà presentato martedì al CONI, il presidente Malagò ha concesso la sala per questo evento e parliamo di equitazione, sport e salute per l'Umbria, che ad Assisi il 13 e 14 maggio si riunirà per un convegno per quanto riguarda la presentazione del primario del Policlinico Gemelli Gianludovico Rapaccini sul morbo di Crohn, ma più che altro per parlare anche dell'abbinamento dell'equitazione e la salute, lo sport, ci sarà una partita di calcio con ex giocatori a Santa Maria degli Angeli e poi una bellissima cavalcata nel bosco di Assisi fino sopra con la benedizione la domenica. Quindi un evento importante, ci ritorneremo la prossima settimana perché c'è la conferenza stampa al CONI martedì 2 maggio alle ore 11.30. Detto questo, iniziamo con i saluti. Giancarlo Baldi. Giancarlo, tu sei qui da noi, sei stato gentilissimo, fra poco prenderai anche il treno per tornare a casa. Che cosa vuoi dire agli ippici italiani in 30 secondi, veloci Giancarlo? Lo vuoi che io possa dire? Speriamo che l'ippica del trotto funzioni un po' di più di adesso, sperando di aiutarci con il galoppo. Con il galoppo. Bene, grazie Giancarlo, un grosso abbraccio e complimenti per quello che hai fatto nella tua carriera e quello che stai lasciando con tuo figlio. Un ringraziamento e un saluto a Max Narduzzi. Max, grazie come sempre, perfetto, preciso, trasmissione bella, che dici? Benissimo. Perfetta. Arrivederci. Benissimo. Grazie. Benissimo. Arrivederci. Pierluigi D'Angelo, anche lui che è venuto da Napoli, ha preso il treno anche se in ritardo, però ha voluto fortemente essere qui, quindi un ringraziamento di cuore. E l'appuntamento è per questo bel weekend ad Agnano. Certo, non dimentichiamo, non l'hai detto, come sempre poi ti dimentichi alcune cose, ma anche tu migliorerai col tempo. C'è una realtà, c'è Casa Varenne, da domenica 30, un'occasione da non perdere. Varenne, uno delle... Varenne Giordano ce l'ha portato, abbiamo allestito quest'anno un Casa Varenne grazie anche alla disponibilità di Iori Turi e di Giampaolo Minucci con le coperte che ha vinto, appunto, perché parlando con Giampaolo ci facciamo vedere un po', quando si parla di cavalli, sì, un po' di coperte che in giro per il mondo forse qualcuno non ha, e allora ha detto allora esporremo le coperte e i trofei grazie alla collaborazione di tutto il team. Dal quindi, 30? Esatto, e tu che forse un po' in quel team qualcosa hai fatto. Qualcosa mi ricordo, collaborato. Sono sempre qua a Varenne, non cambia. Sì, esattamente, sei invitato, a spese tue, ma sei invitato. Perfetto, come sempre, grazie per Luigi e un saluto e un abbraccio anche a Luigi Migliaccio che vedremo per la presentazione del lotteria, no Luigi? E insieme ad Eva Grossetta ci sarà la presentazione dell'evento e poi naturalmente tutte le parti tecniche. Sì, appuntamento a lunedì primo, ma anche domenica 30 con Regione Campania. Ah, poi domenica prenderemo tutti gli allevatori. Insieme all'ANACT, tutti gli allevatori dei cavalli indigeni partecipanti a lotteria, perché l'importante è quello che tutti quanti diciamo in queste corse. In lotteria è un punto di arrivo di un allenatore, di un proprietario, di un guidatore. Di esserci, esatto. Oggi arrivare a lotteria vuol dire essere uno dei top. E quindi noi intendiamo premiare
la bravura, la capacità, il senso di impegno e anche il fatto di mettersi, diciamo, in gioco. E quindi noi vogliamo premiarli prima, in modo che la sera prima sono tutti speranzosi, tutti allegri e quindi cercheremo il sabato sera al Tennis Club. Grazie, buona serata a tutti, buona Ippica a tutti, l'appuntamento è per la prossima settimana e buon lotteria a tutti e buon primo maggio a tutti quanti. The one for me. You're not the one for me.